Questa è una domanda importante, perché Bruno Munari si rivolgeva soprattutto ai giovani e credo che avesse un'attenzione particolare ai giovani, addirittura ai bambini e al futuro. Io direi che lo definirei prima di tutto una persona estremamente curiosa, ma di una curiosità molto sana. Munari è stato curioso fin da piccolo, curioso di tutto quello che c'era intorno a lui. Adesso vedo qui in questo luogo, un luogo bellissimo, la città di Castello, con una natura così che ti offre tutta una serie di informazioni. Allora lui si muoveva nelle campagne, cercava degli elementi naturali, andava a vedere cosa succedeva nella grande ruota del fiume, quali erano gli elementi che venivano portati, trovava dei semi di acero e li faceva volare per vedere cosa succedeva. Raccontare Munari vuol dire riscoprire la curiosità. Quella curiosità che ti permette di sapere, di imparare, perché un giovane, cosa bisogna dire? Di costruirsi degli strumenti per imparare. Ci sono le scuole che sono fondamentali, ma poi siamo in una realtà, ci viene detto, in continuo mutamento, quindi tu devi avere strumenti che proprio ti consentano di adattarti in modo flessibile alla realtà che cambia, quindi di prendere informazioni dal contesto e di costruire una relazione tra di loro. Insomma, Munari era un uomo interessante, eh? Un uomo che ho conosciuto poco più che ventenne, ma un uomo, cioè Munari si sentiva arrivare l'artista e Munari ti sorprendeva perché ti faceva vedere delle cose a cui tu assolutamente non pensavi. Quindi stare insieme a Munari vuol dire proprio fare come una palestra, un allenamento sulla capacità di osservazione. Per cui vorrei dire che unitamente la curiosità dialoga con la capacità di osservazione. Ad esempio, lei mi chiede un aneddoto, ricordo una passeggiata fatta nei boschi di Monte Olimpino insieme a Munari, e si guardavano anche le forme dei legni. Allora c'erano delle forme che ci sorprendevano, ci incuriosivano, e ricordo proprio che a un certo punto lo stesso pezzetto di legno buttato attrasse entrambi. Quindi a un certo punto eravamo quasi lì incerti chi avrebbe preso quel pezzo di legno. Ricordo che il pezzo di legno l'abbiamo diciamo portato con noi, poi Munari ha tagliato il pezzo in più col suo seghetto giapponese, ha messo un prodotto per evitare le tarme e adesso sono molto contenta perché è uno dei miei ricordi che ho a casa mia. Quindi Munari veramente c'è questo stimolo all'osservazione, ma tutto questo era gioioso in Munari, cioè stare con Munari era veramente fare una vacanza. Questo bisogna dirlo ai ragazzi, cioè l'apprendimento, lo studio, il design, non è fatica, certo è impegno, è un grande impegno, ma con Munari c'è questa via che è sempre del piacere e della scoperta. Allora, se non lo fossimo, dovremmo farci delle domande. Perché per Piaget creatività e pensiero erano esattamente la stessa cosa, sono la stessa cosa. Pensiero creativo vuol dire essere in grado di organizzare, articolare una riflessione tua personale, quindi una tua risposta ai problemi che il vivere quotidiano ci porta. In questo senso forse potremmo dire questo, quanto siamo ancora capaci di accettare di dover gestire dei piccoli problemi. Ad esempio, se già nei bambini piccoli si danno già un po' subito le soluzioni, si dice si fa così e il bambino deve solamente ubbidire. Invece se tu gli dici mamma, come potremmo fare? Ad esempio anche con i mattoncini del gioco della Lego che tutti conosciamo. Se tu dici beh, adesso facciamo la casetta, d'accordo, faremo un muro, lo sappiamo già. Se invece li osserviamo e diciamo beh, ma
vediamo un po' come si possono incastrare, come possiamo fare, ah ma questo è un modulo e se ne metto un altro cosa succede? Allora cercare proprio di educare i bambini ma fin da piccoli, perché Munari ci diceva che è proprio una responsabilità dell'adulto, c'è un bambino che da piccolo impara a costruirsi il suo sapere attraverso una dimensione che è assolutamente di gioco, i famosi laboratori di Munari sono dei momenti di sperimentazione, di gioco, però un bambino che inizia a fare questo avrà questa attitudine che conserverà per tutta la vita e quindi è una responsabilità di chi educa ma anche ovviamente di genitore. La ringrazio, è una mia, la ringrazio per questa domanda. La fattoria delle gineste è proprio un desiderio che ho avuto per tanti anni. Per me è un punto di incontro tra la cultura di mio nonno, che è contadino, la mia esperienza da bambina. Io giocavo in campagna, quindi mi arrampicavo sugli alberi, andavo dentro ai prati per vedere come che insetti c'erano, che animali c'erano, mi coricavo nel prato e sentivo che l'erba diventava più calda. Cioè, nella mia crescita mi sono proprio resa conto che la natura è un qualcosa di straordinario, cioè riporta l'uomo e la donna ha qualcosa di caratteristico, di affine alla propria natura. Infatti, come dicevo prima, Munari ha veramente per tutta la vita portato uno sguardo particolare proprio verso l'infanzia. Dunque, Fattoria delle Ginestre è uno spazio, inoltre Po' Pavese, che potete intanto visitare anche su internet, che propone delle attività sul territorio dell'Oltre Po' Pavese, quindi dedicate ai bambini, alle scolaresche, alle famiglie, ma diciamo un po' a tutte le persone, e ospita persone un pochino più grandi anche per l'attività di formazione. Io mi auguro che diventi proprio un luogo di incontro, di contaminazione, perché dobbiamo capire questo: nessuno di noi è un vaso da riempire. Anche quando faccio formazione con gli adulti, non è che io debba aggiungere qualcosa, devo dare la possibilità alle persone di vedere diversamente quello che già hanno e quello che già sanno. Quindi il metodo Munari oggi è proprio un metodo che offre una grande possibilità a ciascuno di essere se stesso, di fare un percorso personale. Devo dire che in questa società, che ovviamente lo diciamo sempre, no, è omologata, è stereotipata, tutti fanno le stesse cose, loro un percorso, proprio la ricerca delle tue radici, in un certo senso può essere interessante. Grazie mille. Grazie a voi e permettetemi di dire viva Munari!